Allora, siamo qui con Peter Jackson, no, vabbè, con Jack, a giocare e a farci il culo. Siamo arrivati alla tana di Kong. Vedete? Vedete quanto è bastardo il gioco, perché se tu magari non avevi munizioni, avevi il fucile a pompa, te lo ripassa, vedi come ti frega. Apposta, ho abbastanza Mo munizioni. non so quanti ho di munizioni, ma io sono messo strabene. Sì, Madonna, quanto sono in alto. Bene, è ora di giocare. Madonna, quanta gente. Meglio ricaricare. Sì, ma di munizioni sono tranquillissimo. Piace, togliamo di mezzo le sentinelle. Guarda quanto è instabile. Ma che mi... No, mi avete passato il mura! Non è normale la cosa. Non si fa così. Ma cheater di merda, mi si è passato in mezzo alle mura. Devo ricaricare. Sì, tranquillo. Apposta, ho abbastanza Ho munizioni. tante quelle munizioni, raga, che non vi dico. Qua, mo, faranno vedere un combattente interessante di King Kong. Mo lo vedrete. Perché praticamente questa parte, secondo me, è la parte anche un po' interessante. Perché in teoria Kong, nella sua versione originale del 33, affrontava una creatura marina tipo serpente. O comunque affrontò un dinosauro marino in realtà nell'originale, e gli si avvinghiò pure intorno a lui, proprio vicino alla sua tana. La cosa più divertente invece è che c'è stata una scena che qua si vede solo nell'espansione di King Kong del 2005, che non si vede in italiano purtroppo nel film, perché sono state tagliate certe scene per via che per spazio di non per censura, ma per questioni di spazio proprio pellicola da noi. E quindi sono stati sottotitolati e non doppiati, e cioè non doppiati, ma sono sottotitolati, non sono stati fatti da doppiatori. Praticamente viene attaccato bruscamente da tutti questi volatili lì che abbiamo appena ammazzato. Ma la cosa più divertente non sono i pipistrelli che avete visto, ma quelli là che abbiamo sempre affrontato, quegli altri sottospecie di volatili, quello là che poi è blu pure, che gli abbiamo fatto il culo. Ah, ma siamo arrivati qui. Questo è tutto un pezzo unico, facciamo anche un'altra scena importante di Kong. Vedete Kong quanto è piccolo? Tecnicamente è sbagliato, che Kong, la mano di Kong è grossa, cioè piglia tutta la persona, però è grande. Qua l'hanno fatto un po' più piccolo di 3 metri. Cioè più piccolo di 6, 12 metri, decisamente. Ed è pure triste che Kong è l'ultimo superstite della sua specie, guardate qua. Se vede, niente triste una cosa. Oh. Ah, devo avvicinarmi ancora? Madonna, povero tizio. Sono qua. Lol. Oh, sei qua. Io ti voglio salvare dallo scimmione. Però tu potevi anche scappare. Lui si sente solo, Kong, alla fine. Alla fin fine Kong si sente solo.
Te pareva, mosto marino. Ecco, loro scappano. Kong invece dovrà affrontare. Come vi ho detto, questo mostro marino. Sì, perché questi disgraziati chiameranno. Perché poi loro. Dai, ammazzalo. Poi lo possiamo usare contro gli avversari, guardate. Questa è una citazione, però, secondo me. Anche dell'originale, cioè del tipo. Cioè dell'originale, no, del. Te pareva. Del. Quello del 72 dove affrontò il pitone gigante che era un titano boa praticamente. Eh sì, hanno tolto la. Hanno tolto la. I dinosauri avevano. E hanno messo quel titano boa. Oh, ricordo ancora. Infatti mi piacque pure quella scena, era forse l'unica interessante. Aia, madonna, mi è andato addosso. Complimenti. Oh, preso. Dai. Che se ti acchiappo ti sbatto come uno zerbino. Dai. Battilo. Vedete? LOL. Oh, abbattuto. Praticamente abbiamo massacrato tutti. Battilo, battilo, battilo. Olè. Che io. È pure invecchiato comunque con me qui. Bene. Bene, bene. Dovrebbe andare. Dovrebbe essere andato. Ti prego, dimmi di sì, dimmi di sì. Mi sembra di sì, però. Speriamo. Tutto bene. Ok, ce l'abbiamo fatta. Benissimo, Kong è incazzato mero. Bene, io qua vi saluto, raga. Qui dal 38, al prossimo video. Passo e chiudo.